Ragusa Catania. L'ANAS ha aggiudicato questa mattina la gara per la realizzazione e sempre stamani incontro del comitato ristretto alla provincia. Aeroporto di Comiso, questa mattina vertice a Roma con i rappresentanti dell'ENAV. Al centro dell'incontro la convenzione per i servizi di controllo aereo. Vittoria, il Movimento Democratico Territoriale ritira la mozione sull'accordo Unione Europea-Marocco, la seduta si scioglie senza discutere. 8 marzo si celebra la giornata internazionale della donna. A Comiso la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco organizza una festa in onore delle donne, piccole e grandi. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Come avete sentito dai titoli, l'apertura di questa edizione è dedicata all'arteria Ragusa-Catania e al raddoppio di questa strada. L'ANAS ha aggiudicato infatti la gara per la realizzazione dell'infrastruttura, mentre oggi in tarda mattinata si è riunito a Palazzo della Provincia il comitato ristretto. Ma vediamo il servizio. L'ANAS ha aggiudicato la gara per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania, che prevede una spesa di 815.374.000 euro al promotore finanziario, composto dalle imprese Sirec, Egis, MEC, Technis e Maltauro. Oggi a mezzogiorno scadeva il termine per la presentazione delle offerte da parte delle altre due imprese che avevano partecipato al bando di gara indetto dall'ANAS, ma nessuna delle due imprese ha presentato la relativa offerta e quindi la gara per l'individuazione del concessionario della Ragusa-Catania è stata aggiudicata al promotore finanziario. Ora la firma della convenzione avverrà entro un mese e il promotore ha tempo un anno per la presentazione del progetto definitivo. Il comitato ristretto della Ragusa-Catania è riunito dal presidente della provincia Franco Antoci proprio in scadenza del termine fissato dall'ANAS per la presentazione delle offerte, ha preso atto della notizia e ha deciso di chiedere un incontro urgente al concessionario dell'opera per fissare un cronoprogramma certo dei tempi di realizzazione dell'importante infrastruttura, in modo da pervenire al più presto alla posa della prima pietra, nell'obiettivo di accorciare i tempi relativi alla progettazione definitiva, prima e successivamente a quella esecutiva. Oggi scadeva il termine per la presentazione delle offerte per la realizzazione in project finance della strada. La notizia che abbiamo appreso pare che non ci siano altre offerte oltre a quella del promotore, quindi i tempi si abbreviano perché il promotore dovrà sottoscrivere la concessione. Quindi ci stiamo riunendo oggi come comitato per la Ragusa-Catania proprio per prendere atto di questo fatto, ma anche per programmare adesso l'iter che dovremo seguire per portare avanti questa azione di monitoraggio e di stimolo affinché diciamo, gli atti conseguenti si esplicano nel più breve tempo possibile. E da un'infrastruttura all'altra, riunione operativa del tavolo tecnico dell'ENAC quest'oggi a Roma, finalizzata al monitoraggio del cronoprogramma che secondo quanto stabilito a Palermo dovrà portare all'apertura dell'aeroporto di Comiso. Vediamo. Altro piccolo passo verso l'apertura dell'aeroporto di Comiso. Riunione operativa del tavolo tecnico dell'ENAC quest'oggi a Roma, presso la sede dell'ente stesso, finalizzata al monitoraggio del cronoprogramma che, secondo quanto stabilito a Palermo la volta scorsa, dovrà portare all'apertura dell'aeroporto di Comiso. Durante l'incontro si è discusso della bozza di convenzione che dovrà stipularsi tra Comune di Comiso, Regione Siciliana, SOACO ed ENAV per assicurare i servizi di controllo aereo, anche in relazione ai rilievi acquisiti posti da SOACO e dalla Regione Siciliana. A questo proposito si è concordato un nuovo incontro entro il prossimo mese di aprile, da effettuarsi alla presenza del rappresentante del Ministero dell'Economia per meglio definire la convenzione e quindi firmarla. Inoltre, in quella stessa occasione sarà possibile valutare altresì il piano industriale dell'aeroporto. E apriamo adesso la pagina dedicata alla politica e torniamo ad occuparci del Consiglio Comunale di ieri mattina di Comiso. Come sapete è stato approvato dall'ex maggioranza il piano di aumento delle tasse e in queste ore è intervenuto il capogruppo del Partito Democratico Salvo Zago. Sentiamo. Il PD comisano contro l'aumento delle tasse. Il centrodestra ha approvato in Consiglio Comunale le proposte della Giunta Alfano sull'aumento delle tasse e imposte comunali. Il Partito Democratico, scrive il capogruppo Salvo Zago, contrario all'impostazione del sindaco, per senso di responsabilità, ha evitato la bocciatura dell'atto che avrebbe paralizzato i trasferimenti statali all'ente e affossato ulteriormente la città, mandando sull'astrico i dipendenti comunali. Per il PD l'aumento delle tasse e imposte comunali proposte dal sindaco Alfano in Consiglio Comunale e approvato
approvato dalle forze consiliari che lo sostengono, rimane sbagliato e scollegato da un piano organico di risanamento dell'ente. Sbagliato perché iniquo. La legge obbliga l'aumento al massimo di tasse e imposte comunali, ma consente, ricorda l'esponente del PD, l'inserimento di manovre di mitigazione degli impatti sulle fasce sociali meno abbienti e svantaggiate, il ricorso a fasce di esenzione ed agevolazioni mirate, cosa che Alfano non ha minimamente preso in considerazione. E ci spostiamo adesso a Vittoria, dove la seduta del Consiglio Comunale prevista per ieri sera è stata sciolta senza discutere il punto che riguardava l'accordo euro-marocchino. Ma vediamo il servizio. Nella seduta di aggiornamento del Consiglio Comunale di ieri sera a Vittoria, all'ordine del giorno l'accordo euro-marocchino, che però non è stato discusso. Ieri sera, infatti, si doveva trattare il punto non ancora esitato all'ordine del giorno, e cioè la mozione presentata dal consigliere Aiello, insieme ad altri 4 consiglieri, contro l'approvazione dell'accordo euro-marocchino. Il Movimento Democratico Territoriale, però, ha ritirato la mozione in segno di protesta contro la mancata ripresa e trasmissione televisiva delle sedute in Consiglio, abbandonando l'Aula. Dopo l'appello, infatti, Aiello ha definito quello di questa sera un argomento vitale per il nostro territorio e, richiamando il regolamento sulla trasparenza, approvato all'unanimità dal Consiglio, ha lamentato l'assenza di un'emittente televisiva locale che riprende i lavori consiliari per darne comunicazione alla città. Ed ha proposto il rinvio della seduta, a condizione che nella prossima sia presente l'emittente televisiva, altrimenti ritiro l'atto. L'amministrazione e la presidenza del Consiglio, hanno detto i consiglieri del Movimento Democratico Territoriale, si sono rifiutate di porre in essere qualsiasi atto diretto a dare attuazione al regolamento sulla trasparenza, che prevede espressamente la ripresa e la trasmissione televisiva delle sedute del civico consesso su un'emittente locale. Ritenevamo quanto mai necessario, hanno continuato, vista l'importanza dell'argomento di cui noi stessi avevamo proposto la trattazione, informare i cittadini e gli operatori del settore agricolo con la diffusione televisiva del grave pericolo che corre l'agricoltura siciliana a causa dell'accordo Euro-Marocco. Discutere l'argomento nel chiuso dell'aula consiliare non avrebbe avuto alcun senso. Continueremo, hanno concluso gli esponenti del Movimento Democratico Territoriale, nella nostra azione di protesta, fino a quando non si darà attuazione al regolamento sulla trasparenza vigente. A tal fine chiederemo l'intervento del prefetto di Ragusa per il ripristino e rispetto degli atti regolamentari vigenti. Per il consigliere Giuseppe Scuderi dei Democratici, il ritiro della mozione, invece, è solo l'ennesimo atto pretestuoso per bloccare i lavori del Consiglio Comunale. Anche se c'è un ritardo da parte dell'amministrazione, ha detto Scuderi, è alquanto pretestuoso sprecare i soldi dei contribuenti abbandonando l'aula e non affrontando un problema così delicato. Non si capisce se la priorità è cercare le soluzioni ai problemi o il narciso desiderio di esibirsi davanti all'obiettivo. L'ha detto stampa era presente, quindi l'indomani le testate giornalistiche avrebbero riportato le dovute informazioni. Spero che la politica, ha concluso, si occupi delle esigenze del territorio e non del proprio narcisismo. Per il consigliere del PD Angelo Macca, dare alla cittadinanza la possibilità di poter seguire i lavori del Consiglio è doveroso. Ritengo anche che le riprese televisive diano l'occasione di essere giudicati dai cittadini, non solo per le attività politiche svolte quotidiane, ma anche per i lavori di Consiglio, sia per la modalità come si affrontano i vari argomenti, sia per il lavoro di preparazione di ciascuno di noi per i vari atti. La telecamera dell'ufficio trasparenza è un buon inizio. Per ciò che riguarda ieri, l'argomento di tale importanza che, di fatto, non averlo discusso, è una perdita per la città ancora maggiore dell'assenza delle telecamere. Ed anche se nell'ultima seduta del Consiglio Comunale non si è discusso dell'accordo Unione Europea-Marocco, Sinistra Ecologia e Libertà in un documento ha presentato una serie di proposte per affrontare il problema. Sentiamo. Mariella Garofalo, capogruppo di SEL in Consiglio Comunale a Vittoria, nonostante la mancata discussione in Consiglio, ha proposto in un documento alcune iniziative per contrastare l'accordo UE-Marocco, accordo che per SEL fa emergere gravi criticità non solo per la nostra realtà economica territoriale, ma anche per il Marocco stesso. Sul piano industriale ha spiegato perché con questo trattato viene privilegiato il rafforzamento di un'agricoltura industriale, monopolizzata solo da pochi e grandi gruppi esportatori. Sul piano ambientale, perché coltivare un chilo di pomodoro in Marocco necessita 100 litri di acqua, in Europa circa 10. Questo porterà allo sfruttamento eccessivo di riserve acquifere. Sul piano sociale si rileva la violazione sistematica di diritti umani per il basso costo della manodopera. Infine, sul piano della sicurezza alimentare, perché non è garantita la normativa comunitaria per i prodotti marocchini. L'esponente del partito di Vendola ha proposto per gli enti locali la creazione di un movimento sinergico tra tutti i consigli comunali della Sicilia, coinvolgendo, ha detto, tutti i parlamentari regionali di qualsiasi colore politico, al fine di far valere le ragioni degli operatori della agricoltura
strutture della pesca siciliana. Ridefinire un piano organico specifico che riguardi i prestiti bancari, l'assistenza finanziaria, il costo del gasolio, le infrastrutture stradali, organizzare un movimento di pressione politica tramite il governo nazionale sull'UE al fine di prevenire altri eventuali simili accordi con altri paesi, quali Egitto, Algeria, Tunisia. Il comparto agricolo per SEL va sostenuto con trasparenza nel regime dei prezzi di entrata, rispetto dei calendari di produzione, applicazione di disciplinari per l'uso di fitofarmaci uguale a quello europeo, lotta alla manodopera minorile e al dumping, stabilire le indicazioni geografiche, garantendo il controllo della merce importata, infine salvaguardare la qualità dei prodotti. E ieri sera Consiglio Comunale anche a Ragusa, all'ordine del giorno una serie di punti, ma sentiamo il servizio. Riunione del Consiglio Comunale ieri pomeriggio a Palazzo dell'Aquila a Ragusa. Ad essere presenti 26 consiglieri, 11 dell'opposizione e 15 della maggioranza. Assente il sindaco Di Pasquale che ha richiesto di rinviare ad una successiva seduta la discussione all'ordine del giorno sulla richiesta dei consiglieri calabresi e altri sulla criticità e morosità relativamente a mancate riscossioni da parte del Comune in materia di canone idrico ed altro. All'ordine del giorno il difficile momento economico che attraversa il mondo produttivo della provincia, con la discussione del documento elaborato dal Movimento dei Forconi e sottoscritto al Consiglio Comunale, convocato in seduta aperta dello scorso 9 febbraio. 5 i punti programmatici contenuti nel documento, la rivisitazione della riscossione tributaria da parte di Serit Sicilia, il blocco immediato dei prodotti agricoli importati dall'estero non conformi alle leggi italiane, la tracciabilità di tutte le merci agricole, l'applicazione piena dello statuto siciliano, e la modifica dell'attuale legge elettorale. Il Consiglio ha approvato il documento con l'astensione di tutto il centro-sinistra, Italia dei Valori, Movimento Città, PD ed MPA, in totale 11 consiglieri astenuti. Siamo solidali con la gente che per difendere il proprio lavoro protesta, commenta la sua astensione e quella del suo partito il consigliere Massari, ma la crisi non colpisce solo il settore agricolo, ma tutti gli altri comparti come l'edilizia e il commercio, pertanto come PD prevediamo un intervento più complessivo. Altro argomento all'ordine del giorno è stata l'approvazione del regolamento comunale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 7 della legge 69/2009. L'ordine del giorno ha trovato tutti d'accordo, ma evidenzia Massari, è stato approvato solo perché il centro-sinistra è rimasto in aula, altrimenti non ci sarebbe stato il numero legale. Il Consiglio Comunale in seduta ordinaria si riunirà il prossimo 15 marzo. E a Ragusa è polemica sulla gestione della raccolta differenziata nel centro cittadino. Il PD ha chiesto di rivedere la gestione del servizio, mentre Legambiente denuncia la scarsa percentuale raggiunta. Sentiamo. Polemiche a Ragusa sulla raccolta differenziata. Il primo cittadino Nello Di Pasquale ha emesso un'ordinanza finalizzata a regolamentare il servizio di raccolta dei rifiuti al fine di contrastare i comportamenti di errato smaltimento dei rifiuti di alcuni cittadini. Nel caso in cui saranno riscontrate eventuali violazioni potranno essere applicate sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 25 ad un massimo di 500 euro. Sulla questione è intervenuto il Partito Democratico del quartiere Centro, che non condivide affatto questo metodo di gestione, ritenendo che sarebbe opportuno attivarsi sia per la creazione di isole ecologiche in cui consegnare i rifiuti, in modo da non doverli tenere a casa nell'attesa del giorno giusto, ed ottenere sgravi fiscali sulla Tarso. Gli esponenti dell'opposizione chiedono inoltre alla Polizia Municipale, al Sindaco stesso e alle autorità comunali competenti i controlli necessari ed accurati per segnalare tempestivamente i siti in cui si presentano violazioni. Tutto ciò magari attraverso il ritorno dei vigili di quartiere. Ed ancora i disagi riguardano i sacchetti che possono essere ritirati direttamente nella sede della ditta, che però si trova nella zona industriale, con parecchie persone, in primis gli anziani che vivono in centro storico, molti dei quali non hanno la possibilità di recarsi alla zona industriale. La proposta è quella che questi sacchetti vengano consegnati direttamente nelle case del centro abitato. E sulla differenziata è intervenuta anche Legambiente, che ricorda al sindaco gli scarsi dati in percentuale, considerato che l'obiettivo da raggiungere dopo 2 anni dall'inizio del servizio non era il 15,92%, ma il 35%. E ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra poco.